Ciao a tutti, oggi ci troviamo qui a Saronno, dove abbiamo appena fatto il flash mob del 1 Billion Rising e che oggi si è tenuto in più di 115 città italiane e in 207 paesi di tutto il mondo. Questo flash mob serve per sensibilizzare le persone alla lotta contro la violenza sulle donne e per la parità dei diritti. Adesso passo la parola alla mia collega Alice. Ringraziamo tutti quanti i saronnesi che ci hanno aiutato oggi per la realizzazione di questo flash mob e ringraziamo anche gli amici che ci hanno raggiunto da lontano, come Elena che è venuta dal Friuli a ballare con noi e aiutarci a ballare, tutti i bambini che hanno ballato con noi, perché la cosa più importante relativa alla lotta sulla violenza contro le donne è non chiudere gli occhi e rendersi conto che può succedere a chiunque e forse la cosa più importante da donne è essere capaci di vivere insieme e di rispettarci prima di tutto noi stesse e da lì poi si parte per riuscire a creare un mondo migliore, una società che non si vergogna dell'essere femminile. Grazie a tutti. Ciao, noi siamo di Amnesty International, anche noi abbiamo partecipato al flash mob per ricordare a tutti quanto sia importante la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Amnesty International in questo periodo sta appunto denunciando molti casi di violenza sulle donne e altre tematiche riguardanti il genere femminili, come per esempio una petizione che sta girando in questo momento sul sito, di cui faccio parlare Annalisa. Sì, Amnesty International, come ha ricordato Sara, anche quest'anno aderisce a 1 Billion Rising. La violenza sulle donne è uno scandalo per i diritti umani, non trova pace per quanto riguarda ceti sociali, trasversali, in aree geografiche. Quest'anno presentiamo abbinata a 1 Billion Rising una petizione sul Marocco. C'è una buona notizia perché i responsabili di stupri in Marocco su minorenni non possono più, sposando la propria vittima, evitare il carcere. Però chiediamo al Parlamento del Marocco che vada ad abrogare tutte le norme che attualmente discriminano e violano i diritti delle donne. www.amnesty.it, ringraziamo gli organizzatori e 1 Billion Rising. Grazie. Vorremmo ringraziare anche l'associazione che ha promosso qui a Saronno la 1 Billion Rising, che è l'associazione Il Cerchio delle Serpi, che si occupa di promuovere e promulgare la cultura della donna in tutte le sue sfaccettature. Per cui siamo molto molto orgogliose di aver portato questa iniziativa a Saronno e ringraziamo in particolare il presidente e il consigliere Lara Longhi, che si è occupata quasi completamente da sola dell'organizzazione di questo evento e ribadisco sempre Elena Salatin, che è venuta qui addirittura dal Friuli per aiutarci. Quindi grazie e speriamo di rivedervi presto. Alla prossima.